pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Matteo Salvini chiude il caso Luca Zaia e anche la questione del terzo mandato e lo fa in casa del presidente della regione in carica dal 2010, lo fa nel Veneto, a Vicenza, mentre sfilano gli alpini per la 95esima adunata nazionale. Il leader leghista è reduce da un tour nel nord-est durante il quale ha detto di avere già in mente addirittura una decina di nomi per il dopo Zaia. Quanto al terzo mandato, che continua a ritenere sia una cosa intelligente sia per i sindaci che per i governatori bravi, l'abbiamo proposto e votato solo noi della Lega. L'hanno bocciato tutti, ha detto Salvini. Che cosa devo fare? Continuare a fare la stessa proposta e votarmela da solo? Il PD è contro, Fratelli d'Italia è contro, i 5 Stelle sono contro, Forza Italia è contro. Non è che posso riproporre a me stesso sempre la stessa roba, ha detto ancora il capo della Lega, che è insomma proiettato già alle elezioni regionali del 2025, quando Zaia non potrà più essere candidato presidente di regione. Stiamo già ragionando sul prossimo governatore del Veneto, le mie idee ce le ho in testa, ho già in testa qualche nome di donna e uomo della Lega in grado di continuare il gran lavoro di Zaia, ha detto ancora Salvini, ma ne parleremo a tempo debito. Una donna? Ho idee varie, abbiamo tante amministratrici e tanti amministratori in gamba, a livello sia comunale, sia regionale, sia parlamentare, ne ho almeno 10 da proporre agli alleati, non uno. Manca ancora un anno alle elezioni in Veneto, ma Salvini non sembra voler perdere tempo. Di sicuro non ne sarà contento il presidente di regione Luca Zaia, i cui commenti sulla candidatura del generale Roberto Vannacci non devono essere piaciuti. In generale Vannacci, come ama farsi chiamare, ve lo dico da obiettore di coscienza, è assolutamente non è capolista da noi, ma sono scelte che ha fatto il partito. Penso che noi abbiamo una bella lista, assolutamente. Noi confermiamo i nostri valori, cioè non sono dei temi sui quali ho visto delle dichiarazioni non si possono condividere, ma non voglio dare assolutamente adito a ulteriori polemiche. Penso che questo paese si sia già interrogato forse 3, 4, 5 giorni, una settimana sul tema della disabilità e altro. E penso che noi andiamo avanti per la nostra strada. In generale è candidato come indipendente, quindi la Lega ha i suoi valori e in generale avrà i suoi. Alcune dichiarazioni che sono state fatte non le condivido rispetto al tema delle classi separate per i disabili, piuttosto che il tema del Mussolini statista, ma mi fermo qui. Lei non voterà Vannacci? Beh, io i miei candidati, fra l'altro, mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia veneto, per cui io scelgo i veneti. Come avete sentito dalle parole di Zaia, Vannacci al nord non sarà capolista. Nella circoscrizione nord-est il generale che vuole trasformare i suoi elettori in elettori è penultimo, mentre nella circoscrizione nord-ovest è addirittura ultimo. Avendo la Lega scelto di mettere dopo il capolista prima gli europarlamentari uscenti e poi quasi sempre in ordine alfabetico gli altri candidati, Vannacci è stato penalizzato dal cognome, come in parte è capitato alla sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint. L'opposizione al generale, che avrà l'occasione di rifarsi in altre circoscrizioni, è stato un sussulto del nord contro Salvini, inventore del partito a fisarmonica dal 4 al 34% e ora forse sotto il 10%, ma anche un indizio di quel che potrebbe succedere dopo qualora la Lega dovesse arrivare, secondo il più grande incubo del leader leghista, dietro Forza Italia alle elezioni europee. Salvini, che pure nel nord-est ha come capolista il fedele Paolo Borchia, europarlamentare uscente, non può certo pensare che l'architrave politico della Lega non esista più. I governatori saranno lì a ricordarglielo a giugno e forse è per questo che ha deciso di giocare d'anticipo, quasi congedando anzitempo il presidente della regione Veneto. Da come parla Salvini sembra peraltro che la candidatura del destra-centro in Veneto tocchi automaticamente alla Lega, ma sarà davvero così? Tutti i partiti della coalizione sembrano voler proporre una candidatura. Forza Italia ha già da spendere il nome di Flavio Tosi, ex leghista di primo piano, ex sindaco di Verona, oggi parlamentare italo forzuto e coordinatore di Forza Italia in Veneto. Tosi ha fatto benissimo il sindaco di Verona, sarebbe un eccellente candidato del centrodestra per guidare la regione Veneto, vista la sua esperienza, ha detto di recente il leader di Forza Italia Antonio Tajani in un'intervista al quotidiano L'Arena. Oggi uno dei temi che toccano di più è la sanità. Lui è stato assessore
alla sanità, quindi credo che la futura Regione Veneto a Guidatosi potrebbe risolvere molti problemi in questo ambito. Vedremo quello che sarà, noi siamo a disposizione, certamente non accettiamo esclusioni di sorta da chi che sia. Ricordo che anche in Veneto abbiamo sempre lasciato spazio a tutti, stiamo mantenendo fede agli impegni e se l'autonomia è andata avanti in Parlamento lo si deve ai parlamentari di Forza Italia presenti in commissione quando si votava, ha detto ancora Tajani. Non sarà però una passeggiata, anche perché Fratelli d'Italia senz'altro vorrà proporre una sua candidatura, forse dipenderà anche da come andranno le elezioni europee. Un fatto è però certo, trovare qualcuno che prende il 76,8% alle elezioni, come è accaduto l'ultima volta quando in teoria la leadership dopo 15 anni di governo si sarebbe dovuta logorare almeno un po', ecco, non sarà così semplice. Il consenso personale di Zaia è elevato, come dimostra fra le altre cose anche il 44,6% preso dalla sua lista civica nel 2020. Salvini, ma anche gli altri leader del destra-centro, sono davvero così sicuri di poter liquidare Zaia in questo modo? Ciao, le pecore elettriche tornano domani!